E buonasera, benvenuti questo pomeriggio all'Accademia di Belle Arti di Roma, dove siamo onorati di dedicare un pomeriggio, diciamo, di studio, una tavola rotonda a Gastone Novelli. Gastone Novelli, artista visivo, poeta visivo, e Gastone Novelli significa parlare anche di uno dei brani più importanti della cultura italiana del Novecento, in riferimento alla nascita e all'attività del gruppo 63, ancora prima della rivista Il Verri, dell'antologia Novissimi e quant'altro. Quindi siamo davvero onorati di parlare di questi argomenti con alcuni dei protagonisti di questo tema, ovvero lo scrittore e giornalista Furio Colombo, che tutti sicuramente conoscete, membro tra i membri fondatori del gruppo 63, e poi l'artista Angelo Bellobono, che appunto ci darà una sua testimonianza come artista, e poi Marco Rinaldi, storico dell'arte, critico d'arte, autore della monografia dedicata appunto a Gastone Novelli e collaboratore dell'archivio Novelli, della fondazione dell'archivio Novelli, che qui è presente con Ivan Novelli, che ringraziamo. E devo poi ringraziare la collega e amica Isabella Tirelli, che ha organizzato e curato l'incontro di questo pomeriggio. E dunque passo la parola immediatamente a lei e vi ringrazio per essere presenti. Buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti. Io sono qui docente di pittura e negli anni ho verificato che Gastone Novelli, più di qualsiasi grande artista, ha una serie di aspetti nel suo percorso che sono altamente formativi per gli studenti, tanto che ho avuto negli anni alcuni che si sono occupati di Gastone Novelli per la tesi, altri che ne hanno tratto un insegnamento assoluto, anche sviluppando un linguaggio completamente diverso. Quindi, data la grandezza, qualsiasi grande artista può insegnare a uno studente, ma a Novelli di più. E per questo ho pensato che questo incontro poteva essere estremamente importante anche per le testimonianze che saranno portate appunto dai protagonisti presenti, che sono già stati ringraziati dalla collega e amica. Quindi chiudo qua e passo la parola direttamente a Marco Rinaldi, che darà una piccola presentazione della storico artistica all'incontro. Ah, una cosa importantissima, scusa, mi sono dimenticata. L'archivio Novelli, che ringrazio, che insieme a me appunto ha organizzato questa cosa, mette a disposizione di chi alla fine di questo incontro lascerà il proprio nome e email una copia di questo catalogo che è stato realizzato alcuni anni fa in una mostra antologica che è avvenuta a Milano. Quindi chi vuole avere una copia di questo catalogo, prima di andarsene deve dare il proprio indirizzo mail, e così l'organizzazione dell'archivio Novelli si prenderà in carico di consegnarlo, ovviamente di prendere un appuntamento eccetera per ritirarlo. Grazie. Allora, ringrazio l'Accademia che ci ospita per questo incontro, Isabella Tirelli che ha avuto questa idea interessante anche per coinvolgere gli studenti, appunto un artista che probabilmente rimane meno conosciuto per le nuove generazioni. Ciò che mi obbliga a scrivere, credo, è la paura di diventare folle. Questo incipit di Georges Bataille, del suo saggio dedicato a Nietzsche, potrebbe benissimo fungere da prologo ed epilogo della ricerca artistica di Gastone Novelli. Tra l'altro questa stessa frase la trascrive su una sua opera del 68, un'opera tarda, un quadro scultura che sta alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Il tema della scrittura, l'esigenza della scrittura,
fondante per questo artista, e da subito direi. Tra l'altro il suo esordio sono proprio le parole prima che le immagini. In questo PowerPoint dove vedete scorrere velocemente, in maniera drastica, ho messo un'opera per anno, quindi ho tagliate con l'accetta. La sua opera prima in realtà sono delle brevi poesie, Regina Celi, pubblicate in questa collana Il Tribunale delle Idee nel 1945, quindi subito dopo la liberazione e la fine della guerra, e sono la testimonianza della sua prigionia, la sua condanna a morte, poi commutata in ergastolo, quando era stato catturato dalla Gestapo, torturato, condotto a Via Tasso e poi appunto a Regina Celi. In una di queste si legge: torna a parlarmi tu, luna bianca, quasi con questo afflato leopardiano, in un certo senso. E tornano questi temi poi puntualmente, a distanza degli anni. Torna il tema della luna in una sua opera del 58. La scrittura comincia, diciamo, ad emergere con una certa insistenza dopo tutta una serie di esperienze di apprendistato da lui condotte prima negli anni giovanili in Brasile, dove matura tutta una serie di esperienze legate all'approfondimento della pittura espressionista cubista, poi del concretismo di Max Bill, del concretismo brasiliano, della pittura di Klee, per poi tornare a Roma e infine, diciamo, bagnarsi in quella atmosfera ancora del tardo informale della fine della seconda metà degli anni 50, dove comincia a esperire questa scrittura scenica attraverso anche le esperienze dirette o indirette di artisti come gli americani, ad esempio come Klein, ma anche come esponenti come dell'informale francese, dell'informale europeo, esperienza che non a caso viene ricondotta proprio da una rivista che questo nome prende, l'Esperienza Moderna, insieme a Perilli, che tra il 57 e il 59 rappresenta un organo fondamentale di maturazione e di diffusione e, diciamo, di rimessa anche in campo di una cultura italiana probabilmente ancora attardata rispetto ad esperienze che l'avevano soltanto sfiorata, come il surrealismo, ad esempio, oppure l'action painting, che comunque in quegli anni si stava ormai anche esaurendo. Queste sono fondamentali perché rappresentano poi diciamo, le prime avvisaglie di un interesse che sarà fondante di Gastone Novelli per la scrittura e che lo porterà ad essere paradossalmente più vicino agli scrittori che ai pittori. Tra i suoi amici, forse sicuramente ha avuto amici pittori come Achille Perilli, come Twombly, che è stato importante e decisivo anche l'incontro con lui, ma sicuramente ha avuto più gli scrittori, più tutto quell'humus della cultura francese degli anni a cavallo degli anni 50 e 60. Parliamo di Beckett, parliamo anche dello stesso ultimo Bataille, ma di Claude Simon, di Pierre Klossowski, oltre poi ovviamente ad avvicinarsi con diciamo poetiche spesso tangenti agli scrittori e poi dire il gruppo 63. La scrittura diventa fondamentale, diciamo, fa un po' da contrappunto a quello che è l'altro tema dominante da subito per Gastone Novelli, il tema dell'impegno. L'impegno da non intendersi, e anche quello ci sarà, solo come impegno politico, ma direi impegno sulla realtà. Vorrei proprio parafrasare un titolo di un saggio famoso di Umberto Eco, del modo di formare come impegno sulla realtà, che esce poco dopo Opera Aperta, laddove individuava, riprendendo anche tutta la teoria della formatività di Pareyson, questa idea di che l'impegno avviene attraverso lo sviluppo del linguaggio, non attraverso, adesso banalizzo, anche non del contenuto, ma nel modo di formare una certa materia linguistica che abbiamo a disposizione. Questa esigenza c'è da subito e accompagnerà la ricerca di Novelli per tutta la sua vita, fino alla prematura scomparsa nel 68, trasformandosi poi in impegno politico, ma anche qui una parabola che si apre e si chiude. A 18 anni entra nella Resistenza, nel 68 partecipa alla contestazione studentesca, quindi in qualche modo il tema dell'impegno, in questo caso politico, non l'ha praticamente mai abbandonato. Quello che diciamo, ritroviamo nei suoi quadri è questa, a un certo punto, soprattutto nei quadri della prima metà degli anni 60, questo infittirsi della scrittura che sembra addirittura sovrastare all'aspetto
iconico, l'aspetto figurale del quadro. Qui sicuramente debitrice è stata la lezione più antica e poi rimaturata di un artista come Klee, probabilmente l'unico che nel Novecento è riuscito a coniugare su un piano paritario la scrittura e l'immagine, amalgamando la scrittura nella materia pittorica e viceversa incastonando all'interno della pittura la parola scritta, la parola poetica, proprio approdando a quella concezione unitaria della creazione artistica, che è proprio la poiesis, la parte creativa, immaginativa, che comprende, diciamo, quell'aspetto prima della, come possiamo dire, prima che ci fosse quella biforcazione per cui il segno si è separato, da una parte è diventato scrittura e dall'altra è diventato immagine, quindi è un segno prima del linguaggio. Ovviamente poi sono tanti altri gli interessi che permangono all'interno della poetica di Gastone Novelli, l'interesse per il mito, la scoperta della psicologia del profondo di Jung. Il mito e Jung insieme si amalgamano e, diciamo, utilizzano e si fertilizzano vicendevolmente quando compie tutta una serie di viaggi in Grecia, dove a un certo punto scopre questo bagaglio enorme di immagini della cultura greca, della cultura figurativa minoica, micenea, da cui ne ritrae tutta una serie di appunti, di schizzi, alla fine un libro che pubblicherà nel 66, intitolato proprio Viaggio in Grecia, fino gradualmente a distillare sempre di più il segno, ad arrivare alle opere ultime del 67, del 68, che da una parte cominciano spesso ad assumere questa forma verticale, simile un po' al Dazebao, un po' sull'onda della rivoluzione culturale cinese. Dal 65 si vedono le prime avvisaglie di questo interesse per questa rivoluzione culturale che affascinerà molti intellettuali della sinistra europea, non ultimo lo stesso Novelli. Anche il segno si comincia a sgretolare, la parola viene sempre più rarefatta e alla fine arriviamo a delle immagini che sembrano fatte quasi di tarsie cromatiche, dove non ultimo sembra esserci anche il debito in qualche modo di Klimt, in qualche modo addirittura torniamo alla sua origine natale, era nato a Vienna infatti Gastone Novelli. E concludo brevemente questa presentazione, così un po' asciutta se volete, è molto sommaria, e tornando un attimo su questo aspetto per cui la sua vicinanza la troviamo secondo me più con gli scrittori e i poeti che con i pittori. Con Beckett, per esempio, condivide questo gusto per la cancellazione, per il balbettio, la parola esitata, potremmo dire per quella retorica del fallimento in qualche modo. Con Pierre Klossowski condivide l'interesse per il mito. Con Claude Simon condivide questo gusto di addentrarsi nelle pieghe del linguaggio. Claude Simon, tra l'altro, che nasce pittore e poi diventerà scrittore, ha lasciato anche delle testimonianze grafiche che sono sorprendentemente vicine a certi esiti di Novelli. Con Giuliani, con Pagliarani del gruppo 63, condivide questo interesse per la cultura di massa, per la cultura contemporanea, che non ha mai lasciato come obiettivo di attenzione Novelli. Con Manganelli, infine, direi, condivide quel gusto per la chiosa, per la postilla, quello sguardo laterale che fa proliferare una parola in tante altre. L'aveva detto benissimo questa cosa Manganelli, tra l'altro hanno anche delle somiglianze linguistiche in certe definizioni, entrambi parlano di universi possibili, parlano del linguaggio. Manganelli nel suo Pinocchio, un libro parallelo, dice che ogni libro in realtà già contiene tutti gli altri libri possibili, quindi questo proliferare, autoproliferare della scrittura e in questo caso anche dell'immagine, quindi della pittura, che lo accomuna a Novelli. Queste secondo me sono le grandi linee, le grandi direttrici un po' che dovrebbero fare da bussola per comprendere bene questo artista ancora secondo me molto complesso. Un'ultima osservazione, metto un'immagine dove c'è un suo ultimo testo che pubblicherà nel 67, uno dei suoi ultimi, ecco, secondo me c'era chiuso tutto il senso della sua ricerca. Pittura, credo, non è fabbricazione dell'oggetto, quadro o disegno, che sono solo una frase, più o meno complessa, ma non isolabile di un universo.
ma pittura è un universo linguaggio e sotto questo aspetto l'operare in pittura è indagare, catalogare, raccogliere frammenti e segni e dare a tutto questo materiale una struttura logica e arbitraria che ci metta in condizione di condurre conversazioni, registrazioni simultanee che poi nessuna macchina o metodo estraneo al linguaggio in questione sia in grado di classificare e risolvere in modo definitivo. La struttura logica e arbitraria, ancora una volta, lo conduce molto vicino a Manganelli, che diceva tutto arbitrario, tutto documentato. Quindi mi sembra proprio un approccio molto, molto di famiglia. Ecco, forse qui potrebbe venire fuori, anche se invece poi parleremo esattamente del contrario, dell'inattualità di Novelli, perché i suoi quadri ci costringono a delle letture lunghe, prolungate, esattamente come la poesia, che ogni volta che rileggiamo un verso ne viene fuori un significato nuovo che si aggiunge, questa proliferazione, questo autoproliferarsi, questa autoreferenzialità. E questo registrare simultaneamente stimoli diversi è quello che troviamo nei suoi quadri, perché ci sono tratti autobiografici, quasi diaristici, appunti presi, trascritti da libri, titoli di canzoni che probabilmente in quel momento mentre dipinge sente, ce n'è uno dove una quartina di un sonetto dei Fiori del Mare di Baudelaire si accompagna al titolo di un album di Ornette Coleman uscito quello stesso anno nel 59. Questo amalgamare tutto, universi così lontani, è proprio l'essenza della sua ricerca. Grazie. Passiamo la parola a Furio Colombo. Grazie. Io vi ringrazio di avermi voluto qui e mi confronto con quella che non chiamerei la memoria, ma la presenza di Gastone Novelli, cominciando da questo fatto. Ho accanto a me e ho continuato ad avere accanto a me durante tutti questi anni una persona giovane, perennemente giovane. Questa non è l'esperienza della persona che invecchia, perché invecchia con i suoi coetanei, perché invecchia con coloro che erano insieme a lui nel gruppo 63, perché invecchia a mano che questa sopravvivenza dura e a mano che questa sopravvivenza non dura. Di conseguenza ho avuto l'impressione di avere partecipato ad un gruppo di attività che prima ancora che intellettuale era in un suo modo originale e diverso dai gruppi culturali tradizionali, morale e politica in un certo senso. Ho avuto l'impressione e ho l'impressione di avere vissuto con una persona più giovane che è rimasta più giovane a mano che è rimasta giovane a mano che invecchiavo. Notate che era alquanto meno giovane di me dal punto di vista in tempo reale, perché io ero un bambino al tempo della Resistenza e non avrei, cioè, c'era una sfasatura di alcuni anni che contavano molto in quel primo blocco di inizio di vita pubblica e di vita collettiva. Quindi avrebbe già dovuto essere più adulto e più senior. La mia impressione già allora e già dal primo momento era che fosse uno dei personaggi più giovani del gruppo 63, e questa giovinezza l'ho vissuta e me la sono trasportata prima nella realtà e poi in quella grande stanza popolata di cose che ti sono accadute nella vita, sempre come la persona più giovane. Tengo a dirlo perché è importante, perché cambia molto la prospettiva, perché altera tutte le altre relazioni che si sono stabilite in quella grandiosa ragnatela che era il gruppo 63, che arrivava fino agli architetti e gli scienziati e non soltanto ai poeti e ai pittori, e aveva e ha avuto
un senso abbastanza, mi sento di dire ancora adesso, abbastanza straordinario, perché ha cambiato molte carte in tavola e ha cambiato e ha ritracciato molti percorsi. Per esempio, ha ridefinito la funzione, che era una presunta funzione egemone dello scrivere, del dipingere, del creare, dell'inventare, che diventava, che si aggregava al crescere sociale, allo svilupparsi sociale e politico, e non più a quello carrieristico editoriale o carrieristico galleristico. Ecco, stava diventando una vita diversa, in cui nessuno stava chiedendo qualcosa per sé, ma tutti insieme, perché in realtà il gruppo 63 era già composto di gente che aveva fatto tutto quello che avrebbe potuto fare, fatto molto di quello che avrebbe potuto fare, quindi non aveva un suo reclamo, ma aveva un suo spazio da occupare, che voleva che fosse allargato, costantemente allargato, verso quello che allora era un vasto spazio vuoto fra classi, anche autoindividuate e anche portatrici di un proprio orgoglio, ma comunque classi che vivevano in strutture organizzative separate. Dunque, in questo mondo c'è Gastone Novelli. Da quando c'è Gastone Novelli per me? Io ho continuamente l'impressione di entrare in una stanza, in cui me ne ricordo come una grande stanza con un grande tavolo su cui Gastone sta tracciando delle forme, delle figure, cioè imparo subito che tipo di pittore è. Avevo visto delle cose a New York, vivevo in quel periodo a cavallo fra Roma e New York, muovendomi continuamente ed essendo in un certo senso l'altra persona che portava il fuori nel gruppo 63, e Novelli lo era per i suoi anni brasiliani, per la sua lunga esperienza brasiliana, quindi c'era continuamente, risuonava continuamente anche nella conversazione il senso di qualche altra cosa molto più grande, molto diversa, molto lontana, e nello stesso tempo prossima a tutto ciò che stavamo facendo in quel momento. Io portavo gli Stati Uniti, portavo l'America, che allora era veramente molto, ma molto più lontana. È difficile per molti di voi, e persino per me, nel senso che il mondo quando cambia e ti cambia addosso, e cambi tu con le esperienze che hai fatto. In quel momento io avevo continuamente l'impressione di fare un viaggio, di andare lontanissimo a scoprire, vedere e raccontare cose assolutamente nuove e non concepibili nel posto in cui vivevo, in cui abitualmente vivevo o avrei dovuto abitare, e nello stesso tempo sentivo di là un'Italia molto lontana e quasi ignara delle cose che avrei raccontato, e viceversa, tornando in Italia, sentivo di essere il portatore di fatti, di percezioni, di personaggi, di eventi, di modi di vivere, di abitudini e di spiragli dai quali si poteva spiare il futuro, che nel paese a cui appartenevo non erano ancora concessi. Ecco, questa cosa l'avevamo insieme, perché il suo Brasile e la mia America, non contemporanei, però prossimi, perché la mia America comincia nella fine degli anni 50 e il suo Brasile è ancora intensamente vivo e presente negli anni 50. L'immagine della stanza che vi stavo raccontando è quella di un grande tavolo su cui il pittore Gastone Novelli
di cui qualcuno mi aveva detto: ma come, non lo conosci? Ma non è possibile, devi assolutamente vederlo. Io ero orgogliosissimo di avere fatto amicizia con Rothko a New York e preparavo un suo viaggio in Italia che non si è mai, che non si è mai realizzato. È stato un momento bellissimo nel quale lo ricordo insieme e accanto a, a Perilli, che aveva altri fogli e uno spazio contiguo in cui stavano lavorando a qualcosa che li riguardava e ci riguardava. Lo sto raccontando in un modo un po' onirico, perché così è rimasta l'impressione di quella scena. Cioè, nello sfogliare il bellissimo catalogo che ho appena visto, che ho avuto la fortuna di avere, mi sono reso conto di entrare in un viaggio lungo tutto ciò che insieme, accanto, durante avevamo fatto in un periodo che aveva delle caratteristiche tragiche come quelle in cui stiamo vivendo oggi, ma una variazione straordinaria rispetto all'oggi. Direi che le caratteristiche di quel tempo che hanno segnato questo nostro lavorare insieme o lavorare accanto erano di tensione molto forte, erano di violenza che si espandeva. Ricordate che ci avviciniamo agli anni di piombo e ci avviciniamo all'assassinio di Pasolini, ci avviciniamo a un'Italia che è sempre più infida dal punto di vista di una sua voglia di uccidere. Ci avviciniamo nello stesso tempo, misteriosamente, questa gente giovane con il talento immenso che aveva e di cui era portatore, per esempio, tra altri, Gastone Novelli, ad uno stato di attesa. Ecco ciò che ci manca oggi. C'è nessuna attesa di nulla. Della legge elettorale? È il massimo dell'attesa che sta sconvolgendo i nostri telegiornali in queste ore. Per il resto, un po' di brutte notizie e poi si vedrà come far passare la giornata e come trovare rifugio nei libri che ci hanno aiutato ad arrivare fin qua. Di certo questo non è un'epoca di attesa, e di certo manca quel magnete incredibile che per esempio percorre tutta l'opera di Novelli, e lo si vede bene nel catalogo, che potremmo chiamare banalmente il futuro. Cioè c'è un dopo che sta per venire, c'è un dopo per il quale sto lavorando, nel quale sto lavorando. C'è un dopo nel quale accadranno le cose, c'è un dopo nel quale arriveranno coloro che devono arrivare, c'è un dopo in cui succederanno le cose che non sono accadute. Ecco, noi viviamo in un'epoca che, come se fosse una leggina sbagliata, passata in qualche Parlamento sbagliato, ha abolito il dopo. Non c'è un dopo che il paese stia aspettando per dire: sì, va bene, è faticoso, sì, va bene, è difficile, ma dopo accadrà qualcosa. Ecco, la pittura di Gastone Novelli è la pittura del dopo, è la pittura dell'attesa, è la pittura della prefigurazione, è una pittura con una sua qualità profetica che non per niente evoca, per esempio, delle ambientazioni anche visive di tipo orientale, di tipo tra la, e si situa
in certi momenti e in certe immagini tra la Persia e il Brasile e la Cina, dove le figure rimangono sospese e dove l'immagine rifiuta di definire e di chiudere se stessa, sia pure dentro il bello più alto e più assoluto, ma rifiuta di farlo perché c'è un dopo di cui tutto è in attesa, e principalmente l'artista è in attesa. E questo dava un senso al gruppo 63, questo dava un senso allo stare insieme, questo dava un senso al lavorare l'uno accanto all'altro, sia pure in modi diversissimi, dalla corrispondenza di guerra alle poesie di Balestrini, dal lavoro sulla lingua di Edoardo Sanguinetti a quello sulla musica di Luciano Berio. Questo senso che ci fosse un punto da cui nascevano le cose e la missione era di andare a quel punto per prenderle, e c'era lontano ma non così lontano, difficile ma non impossibile, eventuale se non prossimo, ma certo sarebbe venuto un dopo nel quale avremmo depositato queste cose. Pensando, sfogliando il catalogo e ricordando la scena del tavolo in cui Novelli e Perilli stanno preparando qualcosa, stanno disegnando, rifinendo qualcosa che devono consegnare e da cui comincia l'avventura insieme, mi è venuto in mente un pezzo musicale, un brano straordinario e indimenticabile di Luciano Berio, che era con noi allora, era appena un po' più anziano, ma insieme con noi in quel periodo del gruppo 63, e si chiamava The Call, la chiamata, ed è, perché l'ho sentito rifare non tanto tempo fa all'auditorium, di quattro trombe che chiamano, quattro trombe che chiamano, in un pezzo piuttosto breve e assolutamente emozionante, perché improvvisamente dal silenzio nasce questo appello, questa chiamata di trombe che vi vogliono, vi chiamano e vi chiedono di esserci. Gastone Novelli aveva sentito la chiamata di quelle trombe, aveva saputo che la sua presenza faceva differenza, sapeva benissimo di essere un artista importante, e non ho mai visto una persona, ora uso questa espressione un po' bizzarra, mantenere la calma nonostante la qualità, la bravura, il livello, il talento, la stupenda manualità, l'incredibile efficacia di un segno nell'istante stesso in cui il segno veniva tracciato. Non ho visto mai un artista mantenere la calma al modo di Gastone, che viveva la sua arte come un fatto naturale della vita. Si vive, si mangia, si crea, ed è altrettanto naturale, ed è altrettanto logico, ed è altrettanto un fatto della vita. Dunque noi oggi siamo alle prese con un grande ricordo, e i grandi ricordi hanno sempre delle piccole evocazioni e delle inadeguate celebrazioni, anche perché personaggi come Novelli non si prestano alla celebrazione. Si prestano semmai alla rappresentazione, che per fortuna è l'approccio che è stato preso in questo caso, rivederlo, rivisitarlo, ritrovarlo in quella qualità di espressiva nella quale lui c'è ed è presente, e per il quale siamo qui a dirgli un affettuoso grazie.
grazie anche a Furio Colombo di questo invito a sentire le trombe per tutti gli studenti presenti e anche quelli assenti. E passo la parola ad Angelo Bellobono, che è un artista e che porterà una sua testimonianza. Buonasera a tutti, innanzitutto sono molto contento e onorato di essere qui presente con personaggi informatissimi e sui fatti dal vero, come dicevo prima nel caso del signor Colombo, perché c'era, quindi è verità. Per quanto riguarda Marco, invece, per la sua profonda conoscenza del lavoro di Gastone Novelli, con i vari cataloghi che ha curato ed ha prodotto. Io dal punto di vista artistico ammiro Gastone Novelli da tantissimo anno, e non è cosa nuova ritenerlo uno degli artisti più importanti del panorama italiano. Troppo spesso, secondo me, affiancato a Tombly, inadeguatamente, anche perché in verità sono molti altri gli artisti che lo hanno sì preceduto, ma anche seguito, che sono venuti dopo, in un certo senso. E mi vorrei riallacciare anche ad alcune parole dette da Colombo riguardo a quel legame che si era creato, nel caso del gruppo 63 in questo caso, che aveva rimesso insieme vari saperi, varie conoscenze, varie esperienze, perché credo che l'iperspecializzazione di questi ultimi 30 anni, se vogliamo, ha prodotto un po' dei sistemi autoreferenziali separati tra di loro, che non si conoscono, non dialogano e producono ignoranza, paradossalmente, non conoscenza, dicendo anche che come anche Novelli appunto teneva a precisare, che non basta la conoscenza, ma è importante anche comprenderla, questa conoscenza, perché altrimenti la conoscenza è un insieme di qualcosa in cui il cervello non va a fondo, non analizziamo, non cerchiamo di far emergere qualcosa, perché anche dalla memoria, se la memoria viene vissuta in modo nostalgico, non produce nulla. Se invece si raschia la memoria in maniera energica, possono emergere delle sacche inesplorate, oppure si può bruciare se non c'è niente che deve essere illuminato. Quindi questo fatto che le varie competenze, i vari saperi dialogano tra di loro, come la letteratura, il cinema, la musica, il teatro e quant'altro, è fondamentale. È la scienza anche in questo caso, per rimettere insieme degli aspetti fondamentali. Per quanto riguarda nello specifico la pittura, che è un po' l'argomento che più mi sta a cuore in questo caso, in questo argomento, tanto è vero, non è stato già detto tanto, insomma. La pittura oggi potrebbe sembrare anche anacronistica, come forse può esserlo sembrato in molti momenti storici, ma l'approccio anche che aveva magari un Gastone Novelli poteva rappresentare un atto veramente rivoluzionario e di grande libertà, come adesso è un campo di estrema libertà, forse la libertà più maggiore che si possa trovare, perché non c'è veramente quel dover dipendere troppo da altri aspetti. Al di là di questo, Gastone Novelli nel suo fare pittura, secondo me, è un uomo che ha camminato sulla terra senza calpestarla, per questo possiamo parlare di poesia contenuta nei suoi quadri, senza anche in questo caso sembrare anacronistici, perché a volte sembra come se la poesia e la bellezza debbano essere esclusi dal fare artistico in un certo senso, mentre invece dovrebbero essere rimessi al centro, perché nel caso dei quadri di Gastone Novelli e di molti altri artisti, è stato nominato Rothko per esempio, non si parla di opere appese o di quadri appesi, ma più che altro sospesi, ecco, perché la capacità di creare quei momenti di sospensione
senza essere aggressivi, in un rumoriccio di fondo costante che a volte può costringerti ad essere presente, che so, nei confronti di un brano musicale o qualsiasi altra, comunque si è costretti a, si è inondati, si è seguiti dalla musica. La pittura invece è una forma che tu puoi osservare, ma puoi allontanarti, è un qualcosa di sospeso che sta di fronte a te e puoi decidere se guardarla oppure non guardarla, semplicemente come un libro, puoi decidere di aprirlo e leggerlo oppure non aprirlo, quindi è un modo piuttosto poco aggressivo di dialogare con il pubblico. Dal punto di vista io vorrei mettermi nei panni, ecco, ipotetico, di un approccio che potrebbe aver avuto Gastone Novelli nel dipingere i suoi quadri, nel rapportarsi alle opere che ha fatto, e mi vengono in mente appunto il suo aver viaggiato tra il Brasile e la Grecia, e il suo attaccamento al mito, alla parola, alla letteratura, questo appunto, questa presenza in un'opera che non è mai completamente definito, quel compiuto incompiuto in cui la parola lascia spazio a qualcosa che sta passando, che sta andando oltre, quindi ti porta ad immaginare qualcosa al di fuori del quadro, non ti fissa esclusivamente sull'immagine che stai vedendo, ma per me un quadro è un'opera importante quando ti porta a vedere oltre il quadro, magari di fianco alla tela, in un angolo di una parete in cui il quadro è sospeso, racconta qualcosa che va a completare quello che nel quadro è contenuto. Provo a immaginare per esempio ai lunghi soggiorni a Saturnia, come può essersi relazionato con quei luoghi, in cui sono rimasto colpito anche dal fatto di quella casa che tutto sommato in uno spazio aperto molto molto grande era piuttosto piccola, era piuttosto raccolta, relativamente raccolta, e non cercava anche questa di sovrastare e di imporsi nello spazio circostante, ma rimaneva un piccolo contenitore in cui forse raccogliersi periodicamente dopo le varie escursioni, dopo le varie esplorazioni fatte all'esterno, anche semplicemente stare sotto la cascata di Saturnia con l'acqua e dialogando, sono tutti messaggi raccolti da un corpo che comunque poi ha riprodotto sul supporto, sulla tela, sulla carta, queste reminiscenze, sia segniche sia esperienziali, perché il corpo tutto sommato è quella cosa che volente o dolente ci porteremo dietro per sempre, fino alla fine dei giorni che ci sono concessi. A volte il corpo quasi sempre dice delle verità che la mente spesso non vuole dire, non vuole, o comunque nasconde, ecco. E fare i conti, la pittura è quella materia che oltre ad essere pensata è sicuramente fatta attraverso l'azione. Io mi capita di vedere, per esempio, ripassando a Novelli, sicuramente lui è un uomo che ha combinato l'azione nel vero senso della parola, perché le esperienze vissute e fatte sono anche di carattere estremo a volte, insomma, trovarsi lì per essere condannato a morte sono comunque esperienze che segnano sicuramente la vita di una persona, di un uomo, ma anche il suo impegno sociale, il suo dire cose tutto sommato che appartengono ai giorni nostri. Non a caso, per esempio, sono rimasto colpito da alcuni scritti di Gastone Novelli riguardo alla Biennale in cui lui ritirò le sue opere, i suoi quadri,
Una biennale che lui considerava come istituzione, come ente superata e obsoleta, un argomento che sentiamo anche oggi, se vogliamo, è completamente dibattuto il ruolo di una biennale, di una mostra, tant'è vero che lui auspicava appunto il trasformare la biennale in un centro permanente di sperimentazione visiva durante tutto l'arco durante un arco prolungato e non solo come un sommario resoconto di esperienze di una fascia di paesi e di artisti in un determinato periodo. E, ricollegando qualche incontro che abbiamo fatto con Ivan, con Marco, ho cercato anche di riconsiderare Gastone Novelli in un'ottica non solo ed esclusivamente storica, quindi appartenente alla storia della pittura italiana, ma anche in un contesto più contemporaneo, in un contesto contemporaneo che mi ha fatto per esempio venire in mente recentemente un artista che è presente adesso a questa Biennale di Venezia, l'ultima che è in corso, un artista che rappresenta gli Stati Uniti, che è Mark Bradford, e che a mio parere può ricordare per certi aspetti anche l'opera di Gastone Novelli, in particolar modo in alcuni collage come quello di Omaggio a Togliatti, quindi si vede comunque che la collocazione di Gastone Novelli è una collocazione che può continuare ad essere presente ed è un riferimento secondo me da non trascurare. A volte la sfortuna o la fortuna, a seconda dei punti di vista, di essere artisti in paesi economicamente meno potenti può significare entrare più tardi o comunque rappresentare meno la storia dell'arte, se vogliamo, perché ritengo che per esempio Gastone Novelli non ha nulla da invidiare a Tombly o a vari altri artisti. Negli ultimi anni è capitato di vivere molto a New York e ho visto anche l'atteggiamento nei confronti di alcuni grandissimi artisti italiani da parte anche degli Stati Uniti, che comunque hanno la tendenza, giustamente o no, questo non sta a me deciderlo, a rappresentare e difendere in particolar modo gli artisti americani, quindi sicuramente tendo a pensare che un artista come Novelli possa disturbare alcuni mostri sacri della storia dell'arte americana se fosse dovutamente rivalorizzato. Ciò non toglie, cioè il valore ce n'è in abbondanza, ma vedere per esempio sul mercato il valore di alcuni artisti rispetto ad altri fa una grande differenza. E volevo scorrere appunto alcune immagini, per esempio, che avevo un po' preso in giro per anche Alighiero Boetti in un certo senso, al di là dell'uso della lettera e dell'uso della parola, ma anche nella composizione, perché Gastone Novelli utilizzava la lettera, utilizzava la parola non esclusivamente per il significato della parola. Questo è quello che perlomeno io credo dall'aver visto le sue opere, ma anche per creare delle forme attraverso delle lettere che magari lo affascinavano più di altro, e anche perché si era trovato a confronto con lingue e popoli diversi, quindi l'ascolto di frasi, di parole dette in modo diverso creava quel senso di incompiutezza, di un dialogo che si costruiva continuamente e non si esauriva mai in un certo senso. Ma andando oltre, per esempio, possiamo vedere questo, poi le possiamo far scorrere un po' più velocemente. Questo è Bradford, per esempio,
come anche questo, anche questo, questo. E anche un altro artista che secondo me è molto più anziano, in un certo senso ricondurrei un po' alle atmosfere, non direi proprio è Lawrence Carroll, che comunque ha una pittura piuttosto rarefatta, una pittura dove esistono pochi elementi e a volte creano comunque un'immagine aperta, uno spazio aperto molto molto ampio, di carattere quasi installativo. Questo è ancora Bradford, eccolo, Bradford, Gastone Novelli, poi le possiamo scorrere così. E anche questo è bellissimo, per esempio, un bel elemento. E niente, credo di aver detto più o meno tutto riguardo quello che potrei dire rispetto a questo grande artista, anche perché insomma abbiamo sentito molto anche da Marco e da Colombo, e vi ringrazio. Grazie ad Angelo Bellobono e ripasso la parola a Marco Rinaldi. Per vedere questo film inedito. No, volevamo, a parte adesso, appunto, aprire anche a una discussione, anche renderla molto più insomma informale, più chiacchierata, diciamo, questa tavola rotonda anche con voi. Però potremmo mandare intanto come scorrimento, lo introduco proprio con due rapidissime note, questo unico film che lui ha realizzato nel 1964, il montaggio è postumo, però in quanto denota intanto un interesse molto tempestivo per l'uso del mezzo cinematografico che proprio in quegli anni si stava diffondendo anche in Italia, proprio nel 64 è tra i primissimi film d'artista in realtà, se consideriamo Giosetta Fioroni, Schifano, cominciano a lavorare proprio in questi anni qua, poco dopo Baruchello a cavallo. È interessante per questa sua visione a tutto campo, ci sono delle cose di animazione che sembrano un po' anche i film su Picasso, come sono stati fatti, no? Dove si vede il work in progress di un disegno, no? il farsi da solo in qualche modo. Però ci sono poi delle cose interessanti invece, a proposito mi ha fatto venire in mente tu che parlavi di corpo, di questo interesse per il corpo che c'è spesso nella pittura di Novelli, spesso come nudo femminile, come anche parti anatomiche, cioè questo erotismo molto diffuso, ma spesso corpi femminili, a volte anche maschili, come quello di Trotsky, per esempio, che diventano paesaggi, che diventano montagne, cioè questo confondersi delle forme. E lo ritroviamo lì con degli esempi che sarebbe prematuro definirli di body art, ovviamente, ma dipinge Marina Lund di bianco, questo coprire un mondo di bianco, lui lo scrive spesso, questa attenzione al bianco, ne dà tutta una classificazione, il bianco gessoso, il bianco di calce, con la porosità, la lucidità, la riflessività, cioè tutta una fenomenologia molto attenta su questo bianco che è un elemento dominante della sua pittura, almeno nella sua fase centrale degli anni 60. Quindi ecco, mi tornava in mente proprio che in questo film troviamo anche questi interessi a tutto campo, perché c'è la sua pittura, c'è questo coinvolgimento quasi da performativo per l'appunto sul corpo e anche poi queste invece forse oggi un po' ingenue tipiche vedute un po' da sperimentalismo anni 60, no? Queste inquadrature improvvise che guardano il sole oppure guardano per terra oppure un granchio che emerge fuori dalla sabbia o l'onda del mare, insomma queste inquadrature spesso apparentemente random che però, ripeto, danno testimonianza e completano questa sua visione a tutto campo, l'attenzione alla contemporaneità. Insisto molto su questo fatto, l'uso del mezzo tecnologico della macchina da presa, che aveva interessato gli artisti già decenni prima, negli anni 20, scoprono, quando il cinema comincia a diventare un fenomeno di massa, la possibilità che questo mezzo può fornire ai pittori, lo scoprono Léger, lo scoprono Marray, eccetera. Lo stesso fenomeno riavviene in qualche modo, mutatis mutandis, proprio negli anni, a cavallo tra gli anni 50 e 60, poco prima poi che, mi pare, nel 65 la Sony
mettesse in produzione, mettesse sul mercato la Sony Portapack, che è il primo esempio di videocamera portatile, che ha reso il tutto molto agevole, che era, così si spiega anche come ci sia stato un grande impulso e uno sviluppo verso quella che poi avremmo chiamato videoarte. Lo facciamo scorrere così mentre continuiamo a chiacchierare, magari se lo ritrovo. Se qualcuno ha domande, questo è il momento di porle. Volevo chiedere a Marco Rinaldi, volevo chiederle il rapporto di Novelli con altri, con artisti di gruppi che hanno lavorato sul Ductus, sul Segno, tipo la Card di San Filippo, Capogrossi, quindi che usano la lettera, il carattere, il numero come, non solo come forma, ma come linguaggio espressivo. Sì, beh, diciamo, a proposito di Capogrossi, sicuramente, ecco, influenze ci sono. Dopo il suo ritorno a Roma a metà degli anni 50, in qualche modo, un po' più dopo, diciamo tra il 55, 56, 57, respira un pochino l'atmosfera anche del gruppo Origine, quindi percepisce un po', ecco, Gastone Novelli è sempre stato veramente una spugna in questo senso, già dagli anni giovanili del Brasile, assorbe velocemente esperienze, artisti, a volte li copia anche, ma questo è normale poi nell'arte, insomma, o li cita. E stessa cosa avviene quando appunto arriva in un clima completamente differente, che è quello della Roma della metà degli anni 50, viene a contatto con artisti in qualche modo. Ci sono dei momenti in cui si intravede questa influenza di Capogrossi, ma ancora di più direi Burri sicuramente, e di Colla, per esempio. Poi in realtà, ecco, l'incontro con Twombly intorno dopo il 57 sicuramente ha dato una svolta in questo senso, però già aveva, stava assimilando l'esperienza comunque del dripping e dell'action painting americano, come dell'informale segnico. Sono effettivamente molti gli spunti. Se poi vogliamo invece pensare a confronti con artisti che analogamente a lui lavorano sul segno, direi che ne vedo pochi. In realtà spesso, ecco, si parla di lui come di poeta visivo. Ora sappiamo che la poesia visiva è una denominazione ben precisa e anche circoscritta storicamente, parliamo del gruppo 70, del gruppo dei Fiorentini. È un approccio diverso, il gruppo 70 ha sicuramente legami, hanno avuto rapporti col gruppo 63 per l'appunto, però, questo però è il mio modesto parere, da un punto di vista linguistico non mi sembra che abbiano fatto molti passi più avanti di quello che già aveva fatto per esempio certi esiti del costruttivismo sovietico degli anni 20, un certo uso del collage. Sì, c'è l'attenzione alla cultura di massa, c'è questa valenza fortemente politica, spesso troppo esplicitamente politica. Manca quell'aspetto implicito, secondo me, che comunque la poesia e l'arte dovrebbero avere, cioè quell'aspetto lirico, quel lasciar vedere tra le righe, quell'inciampo in qualche modo, che è quello che ti permette di tornare, come dicevo prima, più volte e arrivare a quella, secondo me, quel carattere autoreferenziale che l'opera d'arte a qualsiasi livello e qualsiasi linguaggio usi debba avere. E tant'è che se andiamo a leggere tutte le varie storie della poesia visiva del gruppo 70, in genere Gastone Novelli non viene mai nominato. Per cui lui il debito veramente che ha riscontrato veramente più forte ce l'ha verso due artisti, secondo me. Uno è Klee, che ho detto prima, e l'altro è Duchamp. Duchamp non lo vediamo né perché abbia fatto Orinatoi o Ready Made, ma per questo interesse fondante del linguaggio, quindi del gioco di parole, del calembour, della decostruzione del linguaggio, e è quello poi che è diventato, diciamo, il perno fondante della sua poetica. Spero di aver risposto. Dunque, non sapevo del Novelli, della Resistenza e della sua carcerazione, però mi è venuta in mente una cosa che potrebbe riallacciarsi alla sua ossessione del segno e della scrittura, e anche questa cosa della reiterazione del bianco, che il pittore è un po' del bianco materico, quasi da muro, del bianco sporco, ma pur tuttavia bianco, e che cozza un po' invece anche con la sua giocosità infantile, quella giovinezza perpetua di cui parlava
prima Colombo che c'è, che ci fa anche sorridere oltre che gustare i suoi lavori. E avevo pensato, avendo visto più volte, anche collaborando a dei documentari sulla Resistenza a Roma anni fa, le celle di Via Tasso, in cui ci sono questi drammatici, pazzeschi, a volte ultimissimi addii alla vita di persone condannate, che sono visibili, invito a vederli anche ai ragazzi, questo piccolo museo che fortunosamente ancora è visitabile, potrebbe essere uno spunto per un'ossessione che nella vita si reitera. Anzi, sarebbe addirittura interessante andare a vedere se per caso c'è qualche segno in Novelli. C'è la sua firma. Ah, addirittura. È stata trovata alla fine di l'anno scorso, non tanto tempo fa, che è, diciamo, una cosa che si poteva intuire, perché quell'ossessione, a partire da quelle poesie intitolate Regina Celi, riconducendo a quel periodo del muro, per l'appunto, quel momento di azzeramento dove sono veri muri, dove si comincia a graffiare qualcosa, qualche scritta, quasi con le unghie, e c'è la sua firma, che è impressionante, perché poi è esattamente la firma dei suoi quadri, c'è in una cella di Via Tasso, e si capisce anche tutta una serie di titoli, probabilmente un trauma, secondo me, perché insomma ha subito torture pesanti anche, che come tutti i traumi hanno bisogno di molto tempo, che torna più o meno 10-15 anni dopo, tutti in una serie di titoli: paura clandestina, nascondersi vale la pena, la paura nel fondo, cioè tutto questo tema della paura, dell'angoscia, dell'angst, direbbero i tedeschi, è sicuramente riconducibile a quell'idea lì. E questa esigenza di scrivere come quelle dei condannati a morte, io mi ero soffermato perché ancora non era stata trovata, su una di quelle celle c'era era un soldato inglese, un certo Phillips, condannato a morte, che aveva lasciato una sua traccia con queste scritte, poi che diventano illeggibili, vengono ricancellate, c'è l'esitazione, comunque la volontà di lasciare una traccia, di essere alla fine e di voler affermare ancora fino all'ultimo la propria testimonianza, è sicuramente riconducibile a quell'esperienza lì. Io non ne sapevo niente, però ho intuito anche il tipo di grafia, anche ho visto ripetuto molto spesso fra le sue parole in libertà la parola libertà, appunto, diverse volte. E poi anche proprio questa calcificazione del muro, del bianco, dello sporcato, del trascinamento, per cui in questo segno che è giocoso ma forse anche un nervosismo tragico di base, che credo che, cioè, può essere normalmente umano averci un'ossessione, sarebbe bastato starci 3 giorni. Io non so in che periodo esattamente c'è stato, se fino all'ultimo o no. Si è rischiato, no, perché poi è andato a Regina Celi, lui non è stato... No, lui è nel 43, quindi poi è stato liberato nel 44, quindi... Grazie. Sono rimasto molto colpito dall'osservazione che ha fatto il pittore di cui non... riguardo al mercato, alla gelosia, tra virgolette, del mercato americano. Se ho capito bene. Ma non gelosia. Non proprio gelosia, assolutamente, solo sono dinamiche di potere. Il mercato, conosco bene quando nel 63, la biennale famosa, vennero i mercanti americani e imposero i loro artisti, validissimi. La domanda mia è solo una: trovate un rapporto tra il Novelli e Rauschenberg? Assolutamente sì. Sì. Alla luce della sua osservazione. Anche lui è tra i nomi, certo, in questo contesto poi nominare tutti non è mai facile, passano di mente alcune cose, però assolutamente assolutamente sì, Rauschenberg ci rientra pienamente, come rientra anche, sappiamo, del rapporto di Rauschenberg con Burri, per esempio, quante volte è stato nel suo studio. Tant'è vero che la mostra di Burri che c'è stata ultimamente, che ho visto anche al Guggenheim di New York, una mostra molto bella e molto completa, se vogliamo,
È stata sicuramente apprezzata, ma non amata completamente da tutti i newyorkesi e gli americani in particolar modo, tant'è vero che ci sono state anche delle recensioni piuttosto negative, specie di una critica del New York Times, Roberta Smith, che ha detto che Burri era un artista decorativo fondamentalmente, senza stare poi a dire tutto il resto, insomma, ecco. Che non mi sembra un po' inutile stare a specificare oltre, ecco. Burri è stato anche abbastanza importante per Rauschenberg stesso, direi. Quindi, assolutamente, infatti ho detto che andava nel suo studio più volte Rauschenberg. Vabbè, quello poi è insomma, il solito sciovinismo di ogni paese, probabilmente insomma, tira l'acqua un po', c'è cioè sempre un nazionalismo culturale, quindi anche se si spiega poco, perché invece in quegli anni sembrava di no in realtà, perché si guardava molto America, Roma, New York soprattutto, insomma, senza star lì a rivangare, ma c'erano dei legami strettissimi, profondi, per cui sembra più un fenomeno un pochino più recente questo dell'autarchia culturale, non so come definirla. Beh, come tutte le altre manifestazioni, insomma, di... che si stanno sviluppando, sono simili se vogliamo, no? I nuovi nazionalismi esasperati e poi alla fine si ripercuotono anche sulle culture. No, dicevo che è un po' anche riconducibile alle atmosfere attuali di un grosso ritorno ai nazionalismi che si stanno sviluppando un po' in tutto il mondo, insomma, e che di riflesso logicamente interessano anche gli aspetti culturali di ogni singolo paese, insomma. Si è vista una sequenza con una biblioteca dietro, ecco, vorrei solo fare un appunto su questo, cioè Novelli è uno che divorava, o perlomeno forse li annusava anche soltanto senza leggere i libri, però in realtà è impensabile ancora una volta la sua pittura senza tutto uno sfondo culturale di riferimenti letterari che vanno dalla letteratura cinese alla letteratura medica olandese del 600, trattati di anatomia, a Jung che avevo citato prima, a libri di mitologia, a tutta la serie di almanacchi Dada, libri, insomma quelli che costituiscono la collezione della sua biblioteca per l'appunto, che sono riferimenti continui e costanti, oltre la letteratura di tutti i tempi e oltretutto anche della letteratura contemporanea. Prima avevo citato appunto un quadro, troviamo una citazione, un passo di una poesia di Baudelaire, oppure in un altro, tra l'altro quel bel quadro che sta alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, che è Poetry Reading Tour, c'è un passo dell'Aleph di Borges, insomma sono autori, Calvino, sono autori cui veramente guardavo in continuazione e che vanno intravisti, un po' possiamo andarci quasi con una sonda per riuscire a decifrare, anche a decriptarli in qualche modo. Invece io volevo chiedere a Furio Colombo, perché in qualche modo viene fuori anche che un interesse condiviso tra Novelli e tutto questo clima del gruppo 63 era un po' anche questo mix di cultura alta e cultura bassa sostanzialmente, direi, no? Perché lo vediamo anche nelle opere, nei lavori, dei cinque novissimi, ma poi anche come si è allargato dopo, anche le esperienze successive negli anni 60, fine 70, addirittura si sono arrivati a coinvolgere in qualche modo un cantante come Demetrio Stratos degli Area, no? Mi pare. Quindi si è allargato molto. In realtà queste esperienze vengono maturate, io direi, con una grande tempestività, cioè questo clima era lo stesso che stava maturando per esempio gli Stati Uniti, che poi porterà alla deflagrazione della pop art, soltanto che gli esiti saranno ben diversi. Il gruppo 63 in qualche modo non è stato anche fagocitato da questa ondata della pop? Beh, lo sono stato molto, perché mi sono trovato praticamente immerso nell'avvenuta
negli Stati Uniti, diciamo, per me l'avvento, diciamo, della pop art comincia con un evento a cui ho dedicato un racconto su quella che allora era la rivista Il Caffè, e cioè alla mostra di Jasper Johns, la prima mostra di Jasper Johns, della quale conservo il fatto che lui me l'ha ridisegnato il manifesto firmando. Ed è stata il primo grande evento americano nel quale si prendeva coscienza dell'esistenza di questo gruppo di artisti. Era tipico, è stato tipico fino a quel momento ed è ripreso dopo questa abitudine di non mischiare i gruppi di attività. Io ricordo una festa che aveva voluto fare per un suo concerto Luciano Berio alla Columbia University. Lui allora insegnava, aveva un corso, un visiting professorship alla Columbia University, e c'era un grande parterre di musicisti, ed era estremamente imbarazzante esserci, perché uno ti domandava se tu eri il contrabbasso, l'altro voleva sapere se il fagotto era la tua attività. Una volta esplorate tutti gli angoli della stanza e scoperto che tu non suonavi nulla, la festa era finita. Voglio dire, potevi andartene, perché i musicisti vedevano solo i musicisti, e fino a quel momento i pittori vedevano solo i pittori, e si deve moltissimo all'influenza italiana, all'influenza di personaggi come Celant, all'andare e venire di organizzatori italiani, si deve moltissimo il fatto che hanno cominciato a vedersi Philip Roth e Robert Indiana. Ecco, questo non sarebbe mai accaduto se non ci fosse stata un'influenza italiana. In questi anni l'influenza italiana è stata di gran lunga la più importante sull'America, e l'America ha esercitato la sua influenza, l'America culturale, più sull'Italia, molto più sull'Italia che su Parigi, molto certo. Più sull'Italia che sulla Francia, e persino su Londra in quel periodo. Il rapporto culturale era veramente New York, Milano, Roma, molto più di quanto non fosse con altri aspetti d'Europa. Per Leonard Bernstein venire a dirigere a Roma, ecco, era un evento importante per lui, non solo per quelli di noi che, conoscendolo, lo accoglievano e lo festeggiavano, ma Luciano Berio era il professore di musica, era il docente più importante di Juilliard College. Così come Antonioni era il regista nell'uso del colore, era il regista dei pittori. Io ho nominato Rothko perché, essendo amico di tutti e due, di Antonioni in Italia e di Rothko negli Stati Uniti, li ho fatti incontrare, e questo fatto per Rothko è stato così importante che lo ricorda nel suo catalogo, nel catalogo finale ufficiale della Marlboro c'è questa notizia, questa cosa del go-between, dello stabilire un rapporto tra loro. Per un breve periodo l'America ha avuto questa universalità di incontri, i pittori con i musicisti, con gli scrittori, con i filosofi. Non è mai più accaduto e non era mai accaduto prima. Secondo me... volevo aggiungere solo una piccola... se posso? No, rilacciando. E anche in parte è determinato anche dalle caratteristiche geografiche dell'Italia, se vogliamo. L'Italia è un paese stretto, lungo, in cui le stratificazioni della presenza dell'uomo comunque sono costanti e molto vicine, si contaminano la natura, l'uomo, le città, sono un qualcosa che convivono continuamente in degli spazi relativamente ristretti. Gli Stati Uniti sono da sempre la patria di ogni super specializzazione, naturalmente, quindi ogni campo era ed è ancora oggi quasi intoccabile, se vogliamo, come anche la natura negli Stati Uniti
è come un qualcosa che vive a parte dal resto della, del paese. Se, alla fine gli Stati Uniti sono una strada culturalmente che parte dall'Alaska, la Florida è tutta la stessa, e ai margini della strada c'è, oltre i pannelli di plexiglass, c'è tutto un mondo, una natura che non dialoga quasi mai con l'uomo, in un certo senso. Questa è la sensazione che ho vissuto nel girarli un po'. Io volevo chiedere a Marco Rinaldi se ci può parlare di questo meraviglioso libretto, che, libretto nel senso piccolo ma grande libro, che ha presentato un paio d'anni fa al Macro, che indaga il rapporto tra novelli e l'alchimia. Sì, l'alchimia ovviamente svuotata del contenuto esoterico, insomma, ma quindi più in un'accensione junghiana, proprio, probabilmente la scopre proprio attraverso Jung, ed è la lettura poi di Jung sostanzialmente dell'alchimia, che tra l'altro è un tema che ritorna anche questo in quegli anni, perché mi ricordo che proprio Sanguinetti in Laborintus c'ha riferimenti agli omunculi, anche se lui ne dà una versione, diciamo, politica, ovviamente, quel processo di individuazione, di sviluppo dell'homunculus, non è il processo individuale, ma la presa di coscienza politica. Ma anche Achille Perilli, quando realizza insieme a Clementi quel teatro musicale, l'azione musicale Collage, fa riferimenti ancora espliciti all'alchimia. Quindi anche Manzoni, poi alla fine, se vogliamo, le prime opere. Quindi è da intendersi in questa chiave qua, ovviamente. L'alchimia funziona un po' come l'arte e come anche come i sogni, quindi con questo svolgimento che la coscienza non riesce a comprendere su un piano razionale, ma soltanto su un piano intuitivo. Quindi è chiaro che l'alchimia per Novelli, ci sono riferimenti, ce n'era uno che era scorso prima di quadri, La montagna degli adepti, è proprio un riferimento esplicito a un'illustrazione di psicologia e alchimia di Jung, a un'incisione seicentesca, dove questa montagna in realtà era un sogno anche raccontato da un suo paziente, dove compaiono questa numerologia 4, 3, che sono tutti i processi di crescita di quelli che sostanzialmente Jung intendeva come costruzione, individuazione del Selbst, del sé. Quindi l'alchimia di Novelli, appunto, scevra da qualsiasi connotazione di tipo, questo forse lo possiamo, scusate che tolgo, connotazione spiritualistico-esoterica, va intesa in chiave psicoanalitica. Come anche quello che lo interessa è questo processo di trasformazione che l'alchimia produce, no? L'oro è la conoscenza, ovviamente la metafora della la pietra filosofale, la metafora della consapevolezza di sé. Ci sono altre opere che sembrano strizzare l'occhio a questo pensiero un po' esoterico. C'è un altro che si intitola Omaggio al Conte di Saint-Germain, che è tutta una serie, diciamo, di immagini, immaginette in sequenza che sembrano, diciamo, forme organiche, a volte sembrano anche abbastanza esplicitamente attributi sessuali, ma in continua trasformazione, no? E Saint-Germain era questa alchimista, una specie di un Cagliostro, diciamo, assimilabile a un personaggio come Cagliostro del Settecento, che sembra poi non sia mai morto, si trasformava sempre, si reincarnava in qualcun altro e quindi era immortale, insomma, ha scoperto questo processo alchemico. Ecco, ben diverso, per esempio, perché anche Gino De Dominicis ha fatto un lavoro che si intitola Io non sono il Conte di Saint-Germain, con modalità completamente differenti, lavorava ovviamente su un paradosso dei Dominici, su quel tema dell'immortalità, e quindi prende come riferimento Saint-Germain, mentre Novelli lo fa come idea appunto di trasformazione continua di un individuo, di un personaggio che in qualche modo si trasmutava sempre. Allora, grazie a tutti gli intervenuti, grazie a Furio Colombo del magnifico intervento, grazie a Marco Rinaldi e ad Angelo Bellobono di altrettanta importante testimonianza. E arrivederci, a presto.